guardate che la conferenza stampa post partita di Pocchetti ha del surreale questa Sì, volta, infatti, ma sì, no, come al solito. a parte un buonismo incredibile nei Infatti. confronti dell'arbitro che ha arbitrato benissimo, bravissimo, del Palermo che prima, non lo so, io vedo, è una cosa che noto ricorrente, che Spavaldi prepartita, Lecchini, tra virgolette, si passi il termine, il post partita, è sempre una grandissima squadra qualunque quella. Qualsiasi sia quella contro cui Vabbè. abbiamo giocato, questa volta col Palermo, magari anche più giustificato, perché effettivamente ha una rosa importante per quanto riguarda la Sì, Serie però B. c'era rigore, almeno vogliamo parlare Però a del un rigore che certo hanno già punto, dato. no, io dico, a un certo, no, no, ha detto, non l'ho visto, non l'avrà visto, peccato, no, non c'è. No, io dico, la cosa a me mi ha inquietato di più è quando ha detto, no, qui noi voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono qui, sono giocato a viso aperto, a differenza di altre squadre che io ho visto venire qui Quello dice. chiudersi e ottenere dei punti. Come a dire, ma noi dei punti non ce ne frega niente, a noi ci No, noi piace giocare bene. Eh no, caro Pocchetti, siamo perché poi spensierati. questa è la mia interpretazione delle tue parole, per carità, Sì, dice, ho però. anche detto che Che sto a non dire siamo stavolta? capaci, non ho una squadra arcigna fatta per fare questo tipo di gioco e dopo c'è. A sto punto mettiamo il titolo di quello che ha detto, che è proprio quello che ha estrapolato il nostro regista Alessio, bravissimo, dalla conferenza stampa. Ti è partita No, si è questa, messo a ridere lui per primo, slinguazzata. se ci ride lui per primo, ci c'hai rido pure io. ragione. Non va bene, Serve vedi, serve cattiveria e gente di strada. che. È vero. È vero, ho capito. Serve la qualità perché Secondo me servono i giocatori veri, di sì, no, però categoria dico, e di intanto qualità. sicuramente fra questi giocatori, però certo che se lui va a Palermo e gli Ecco. dice ragazzi, giochiamo in quattro in avanti, come mi avete fatto notare prima, dopo 2 minuti già stavamo in cinque a campo loro, togli il centrocampista e metti in attaccante, poi magari invece in casa con le Pamplona-Ocelli rimetti il centrocampista, cioè ho paura che stiamo facendo un po' di confusione in questo momento, quando mettiamo Bombaggi, poi dopo mezz'ora lo leviamo. Mettiamo Zanon per contenere Rispoli, facciamogli una prova di velocità a sto ragazzo, perché No. Rispoli è veloce, secondo me da quella parte solo Carretta lo poteva No, ma contenere. io Infatti dico, lui ci era metti partito. Carretta e gli dici Carrei, prima la prima mezz'ora guarda Rispoli perché questo era il Ce l'ha gioco che messo, ce l'ha gestire messo. dopo. Quelle rotazioni le faceva, però non è Cioè, famo le bastato. prove di Ci voleva velocità, un centrocampista in più. io sono dell'idea che invece quello che comunica a me, quella che tu dici un po' di confusione, è che stiamo raschiando il fondo del Può essere barile, anche stiamo quello. cercando soluzioni Però alternative ribadisco, perché non gioca Giulio? nell'ambito. Quello è inspiegabile. Comunque, nell'ambito di una rosa, ribadisco però, 8 milionesima Questo volta. l'abbiamo detto, dai. Modesta, stiamo cercando di raschiare tutto il raschiabile, ma non sta Perché non funzionando. ti porti Marino in panchina? Dico un'altra Prossimo cosa titolo, ma che Marino sembra. dice che c'è un problema a Ma no, ginocchio, Marino va via a proprio volendo, gennaio. può darsi pure, se non gioca mai. Se poi, come auspichiamo, arrivano un paio di centrali, o un centrale o un esterno di difesa, potrebbe Poteva rimanere con. essere anche uno di troppo. Provercelli, il nostro prossimo avversario, esonerato Grassadonia, arriva Azzori. Dico io, meno male, perché Meno Azzori dove male. va? Retrocede o viene esonerato? Per cui, Ma finalmente, più che altro forse. viene esonerato. Oggi ho studiato un po' la Ha carriera. Soprattutto fatto viene vai esonerato, retrocede. pessimi risultati No, e poi la Azzori. sua squadra, Sempre questo sono. non tende a È brutto a dirlo, retrocedere. dai. Per cui io non la vedo come una brutta Sì, però notizia Grassadonia è questa, un tecnico che personalmente. gioca molto, un po', non dico come Pocchetti, in un altro modo, però è un tecnico che gioca, c'ha un A bel gioco, calcio. gioca con una squadra aperta, se la va a giocare anche fuori casa, ha giocato un 4-3-3 molto offensivo spesso, infatti il presidente gli ha detto giochiamo bene, ma i punti li facciamo, quindi ti mando a casa. Ale. La verità è questa, secondo gli ha detto questo che è uno un po' focoso. Invece Azzori sicuramente a Terni verrà, secondo me, anche perché la prima partita verrà cercando di prendere un punto. Adesso questo gioca o 3-5-2 3-5-2 4-4-2. se Spesso mi pare 3-5-2, non però più ricordo male. 4-4. Quindi c'hai i giocatori per giocare 3-5-2 perché c'è Mammarella a sinistra, a destra ce ne mette un altro. Ma si metteranno tutti dietro la linea della palla questi. Non è i primi Sicuro? 5 minuti saranno in cinque nella No. metà campo e cercheranno Sì. di prendere un pareggio anche perché è la prima partita. Quindi non è detto che sia meglio, dicevo io, non per Sì, smentirti, Henry, no. Nel senso che vabbè, alla lunga io sì. guardo anche a lungo Ma raggio, no? bisogna, Come. ecco, diamo un colpo alla botte uno al Al cerchio, cerchio. niente, C'è per da. perdere i colpi l'età, No, c'è da dire che per esempio Azzori non le legge le partite in corso, mentre invece, perché è uno che io l'ho visto sempre uguale, standard, non cambia sì, mai. così. Da questo punto di vista invece Pocchetti è uno che anche troppo, perché anche O quello è un stai problema. esagerando? Ecco, perché anche quello è un problema, no? Ci riflettevo sabato e pensavo, ma se tu cambi ogni volta, più volte all'interno di una gara, schieramento, 3-4 moduli,
Il rischio è che i ragazzi alla fine non riescano ad apprenderne neanche uno bene. Beh, io, guarda, ne fai fare talmente tanti che rimandi in confusione. Più o meno d'accordo con te, per quest'ultima partita mi sento di giustificarlo, visto che ha dovuto fare due cambi dopo un quarto d'ora. Sì, però la difesa era ha condizionato questa partita. Però la capacità di leggere la partita, non è che voglio dare una lezione tattica a Pochisci, vabbè, lasciamo stare. Ecco. No, dicevo, la capacità di cambiare modo della partita può essere utile, che ne so, prima sullo 0-0 giochi in un modo, poi magari sblocchi il risultato in casa, il risultato è importante, cambi modulo perché magari ricopri, passi una difesa a 3-4 o metti un centrocampista e togli un attaccante. Queste sono, diciamo, letture in corso che possono andare. Mi sembra che Pochisci durante la partita cambia modulo e giocatori e posizione in campo 3 o 4 volte, qualche volta anche senza un motivo. Cambia in casa magari invece di togliere un attaccante che ne so, perché vige, toglie, cioè secondo me per il gusto puro proprio di cambiare modulo, perché è una cosa che è valida, giusta, spesso, però poi dopo quando si esagera si tolgono le certezze. È bravo, le certezze. I giocatori quando sono in difficoltà, è come nel tennis che si dice, se sei in difficoltà fa le cose semplici, così vale per adesso. Adesso siamo in difficoltà, facciamo le cose semplici, scegliamo 12-13 titolari, mettiamoli in campo, gli altri ragazzi gli si dice quando c'è possibilità entri, però scegliamo un modulo e cambiamolo raramente. 19 partite ancora non però forse non è compito anche perché allenatori di ben altro spessore, non ce ne voglia il mister, anzi, ma lui sicuramente concorderà, tipo Allegri, prima di cambiare modulo ci pensano tanto, cioè ci mettono settimane, mesi, anche perché passare dalla difesa a 3 alla difesa a 4 cambia tutto a livello di movimenti, poi cambiano gli interpreti continuamente, quindi farlo diverse volte nel corso di una partita secondo me rischia anche di dare a questi ragazzi una serie di una confusione e infatti alla fine sbattono Allora, abbiamo detto che Provercelli ha cambiato allenatore, è passato da Grassadonia ad Azzori, però va anche detto che il Cesena ha cambiato allenatore, ha preso Castori che è uno che l'ha vinta questo la sì. Serie B, la Salernitana che pure non sta messa male quanto noi ha cambiato allenatore, ha preso Colantuono che ha fatto diversi campionati di Serie A anche di buon livello. L'altro aspetto l'Ascoli sta messo malissimo, ma addirittura l'Empoli che è in lotta per la Serie A ha cambiato l'allenatore, ha preso il tuo amico Andrea ha preso un Barato, quindi l'Empoli non andrà in Serie A, ecco, ve lo stiamo dicendo perché che Andrea Azzori è un amico del Rivo. Nonno Felice lì in banchina è una cosa drammatica. Ve lo dico, da romanista ho assistito al peggior scempio tattico calcistico. Però l'ha cambiato, insomma, tanto per dire. Però tanto l'ha cambiato. Non è che ci avesse un... Però magari lo cambia ancora. Però l'Empoli il calcio non gli puoi dire che non lo sanno fare. Però voglio dire, però, ti gira voce, perché lo diciamo, non è una notizia, chiariamolo subito. È una voce, un rumor che noi che facciamo per hobby questo, no? Questo mestiere dei comunicatori televisivi di calcio. Fatta questa premessa. Fatta questa premessa. Sarà. Che tante volte dovesse saltare Pochisci, che mi risulta abbia avuto faccia a faccia con Bandecchi abbastanza animato. Spesso, no? Si parla di Mariani. Cioè, non è che noi prendiamo... Come traghettatore. Cioè, Caronte. No, come traghettatore, aspettiamo però a giudicare sempre gli allenatori, perché l'altro anno con Liverani dicemmo no, parte si presentò Liverani subito si presentò e fece subito una bella impressione, ti ricordi c'eravamo io e te lì in diretta, c'eri anche tu brava, che te non te considero, perché infatti tu tendi a sbattere, poi non capisci niente, butti sulla strada, fate bene a pigliare, bravo, colpa nostra che lo famo parlare, è quello il dramma, va bene. Allora, no, dicevo, ma mentre quegli altri hanno cambiato allenatore, ma sono andati a prendere Castori, che avevano vinto con Colantuono, Cosme, eccetera, noi si parla dei Mariani. Allora, caro Bandecchi, caro Ranucci, state scherzando o siete seri? No, perché qui tutto c'ha un limite, anche la pazienza dei Ternani, anche di quelli più invasati e infatuati del vostro allenatore, della vostra società, del vostro... Basta, perché adesso la Ternana è tutta vostra. Gennaio, eccolo. Se dovete cambiare allenatore, se dovete cambiare allenatore, ammesso in un concesso, pigliatene uno di categoria, serio, preparato, bravo. Gianni c'ha un nome, no, ce l'ho no l'ennesima scommessa. Io il nome non ce l'ho, però faccio questa considerazione. No, ci stanno liberi, vi faccio io, ci sta Di Carlo. C'è Drago. C'è Drago dell'ex Crotone, quello è bravissimo, Drago, per esempio, sarebbe eccezionale. Ma l'anno scorso c'è sempre. Però allora ho capito, ci sei una squadra. Però facciamo questo ragionamento, no? Anche la nostra, però e soprattutto occhio col mercato di gennaio.
prendiamo questi giocatori, tanto più che adesso se sono infortunati, per cui li devi prendere per forza. Io non lo dico, però scusi, voglio vedere che ben vendate. Enrico, c'hai tre opzioni sull'allenatore. Uno, tenerti Pochesci e andare avanti fino alla fine. Se devo pigliare Mariani, mi tengo Pochesci. Due, tenere Pochesci con i rinforzi e vedere se la squadra l'effetto migliore. Che fa. Quindi dare a Pochesci, che se lo meriterebbe pure, tra parentesi, sì. Cioè dare a Pochesci 2-3 giornate con i rinforzi per vedere se c'è una svolta e non dipende da lui. Terzo, cambiare prima del mercato di gennaio, perché c'è la pausa, certo. Quindi ci avresti 20 giorni per dare al nuovo allenatore la possibilità di rimettere un po'. Sarebbero scelte razionali. Se cambi. Però ecco, allora a questo punto, se cambi, secondo me devi farlo o prima della pausa per dare al nuovo allenatore la possibilità di averci 20 giorni per lavorare con i nuovi, che devono arrivare al 3 gennaio però i nuovi, e no? E di mettere anche bocca su chi vuole, anche, no? Perché certo, anche quello ci avrà un'idea. Se no facciamo come l'anno scorso, arriva. Oppure dici ok, va bene, lasciamo comunque la possibilità al mister di fare 2-3 partite con i nuovi e vediamo che combina. Dipende tu, scusa se dipende posso, da... tanto voi siete, suppongo che siete d'accordo, suppongo. Tanto dipende da queste due partite. Da quello che nel senso, certo. Che se fa risultato, se fa 4 punti, sicuramente avrà la sua chance. Se ne fa meno, dico 2, non lo so, quello che succederà è se dovesse perdere, diciamo le corna senza dirlo, no? Insomma è chiaro che purtroppo i risultati lo condannerebbero. Però comunque, come dice Gianni, sì, io sono d'accordo, ma insomma sono cose abbastanza che chi vede il calcio pensa... Allora, va presa una decisione dopo la partita con l'Avellino, è chiaro. No, secondo me la partita a sparti traffico è quella con la Provercelli, perché se Dio non voglia perde in casa. Beh, io spero quella no, è chiaro, ma quella speriamo. È finita. Io non ho questo risultato, non lo voglio neanche prendere in considerazione. Ho capito, però tu non lo prendi in considerazione, però io dico vinci con la Provercelli, perdi con l'Avellino, appunto. Siamo lì. Fai due pareggi, siamo lì. Se perdi con la Provercelli. Questo è chiaro. Cioè, questo non, è chiaro. Secondo me è finita lì. Però insomma, io 2-3 partite con i nuovi. Ecco il titolo, vedi, meno 2 al giro di boa, e poi esci a rischio. Io 2 partite con i nuovi, in cambio magari se sta un po' più zittino ci fa un piacere, no? O meno evita certe dichiarazioni soprattutto, però io 2-3 partite con i nuovi gliele darei. Sì. Perché secondo me... vedere come ci arrivi a far calcio in mercato, perché se... Tutto lì, infatti è quello che lì dice. Dipende anche dalla velocità, adesso, della società. Adesso abbiamo vivacchiato, abbiamo galleggiato più o meno in zona... In zona di aggancio, diciamo che siamo rimasti agganciati, adesso stiamo cominciando a scavare. Adesso è il momento decisivo. Adesso giovedì la partita. Dentro fuori, cioè, la partita contro la Provercelli è da dentro fuori, c'è sta poco da dire, va vinta in qualunque modo. Anche perché loro sono una squadra, sicuramente la nostra portata, però sì. 2-3 individualità ce l'hanno anche loro. Firenze è un ottimo trequartista. È un giocatore che fa la differenza, ha fatto, mi sembra, già adesso, sì. 5-6 gol ha fatto. C'hanno comunque il vecchio Marpione Mammarella che sì. Ancora tira la carretta. Ma ancora lo trattiamo noi, no? Perché è uno che di sinistro calcia bene. Vecchio Leone. Ma tutto sommato non è una squadra, diciamo, così malmessa. Poi c'è un'altra considerazione da fare, no? Nel momento in cui, anch'io sono d'accordo comunque che il mister meriterebbe di farle almeno 2-3 partite con i nuovi, che però vanno presi il 2 gennaio, perché se no... È d'accordo, ma io il problema è d'accordo con lui, su sua indicazione, cioè che dopo magari con lui, cioè ne abbia la... perché se no. Dopo arrivano, e magari lui non lo so, perché poi capita anche questo tante volte, no? L'allenatore, insomma, bisogna che se ne arrivano in tutti questi 2-3 rinforzi su indicazione di Pochesci. Certo, al limite fa 2-3 rinforzi il 2-3 gennaio, poi a fine gennaio, gli ultimi giorni, se cambi, c'hai ancora la possibilità di riprendere... Voglio mettere un po' di zizzania barra pepe la discussione, ma noi parliamo sempre di Pochesci, della squadra, di Ranucci, di Bandecchi, ma del nostro direttore sportivo. Vabbè, questo dovrà fare il suo mestiere. Ma siamo sicuri che... Che fa il direttore sportivo? No, che è in grado, voglio dire, ma quando che l'ha fatto io? Mai lui il direttore sportivo? Io mo non conosco. L'ha fatto per la Ternana, gente che andava sotto scala, Enrico. Va bene. All'Ada Hotel. Vabbè. Fin di laureati, l'ha fatto un aspettiamo la effettivamente Roma. Anche lì un grosso campionario da esposizione. Allora, visto che la domanda l'hai fatta, io direi aspettiamo la Roma, perché quest'estate, da quello che ho capito, non aveva un grosso budget, no? Invece adesso e inoltre pronostico, quale budget avrà? Non lo so, fammi finire il discorso. Dicevo, oltre a non avere un grosso budget quest'estate, da quello che ho capito, gli era stata data anche indicazione, anche da parte del tecnico, di fare una squadra, no, con giocatori che rispondessero un po' a una certa idea di Pochesci, che tra l'altro secondo me non fossero neanche di grandissima personalità, boh, io posso dire. Adesso a gennaio ci siamo resi conto invece che questi giocatori servono,
io lo dico, e l'ho detto tante volte, in questo momento nel calcio non serve cacciare i soldi per fare una squadra per salvarsi, certo per vincere il campionato sì magari, ma per salvarsi no, quindi bisogna essere anche abili, quindi questo tuo discorso sul direttore sportivo secondo me casca a fagiolo, nel senso che vedremo se sarà bravo, perché adesso se non li prendiamo questi giocatori esperti, io mi pare di aver capito che a Atene siamo tutti d'accordo, anche i più favorevoli, no, per la nuova gestione societaria, abbiamo tutti detto che servono dai 2 ai 5 rinforzi. Se questi rinforzi, non, ma rinforzi, pochi. No giocatori, rinforzi, non servono 2, rinforzi significa giocatori che ci fanno fare, allora, se non li prendiamo è la responsabilità di qualcuno, deve essere, o della società che non caccia i soldi, o del direttore sportivo che non la sa di prendere, o dell'allenatore che non li vuole, sono una di queste 3 cose, e di chiunque sia la responsabilità sarà colpevole del giorno di ritorno, che se, io non penso che l'allenatore non li voglia, ma se l'allenatore non li vuole, per motivi che abbiamo detto tante volte, è colpa dell'allenatore. Se il direttore sportivo non li prende... Ma considerato, considerato l'andamento in campionato della settimana, per me sono già tutti colpevoli. Sì, vabbè, perché se uno di quello se, se la proprietà pensa di guadagnarci con la Ternana, ma no, ma non penso che no, perché quello. Se tu compri tutti i ragazzini, magari pensavano con questa cosa... Ah, tra l'altro è uscito, no, un articolo Umbrione, ma io se ieri o oggi, mi sembra oggi. Ieri. O ieri o oggi, ieri. Comunque riporta ampi stralci, no, del bilancio consolidato della Ternana. Le plusvalenze da mercato sono pari a 1 milione di euro, poco più, che è esattamente quello che ha detto il nostro amico Luca Marchetti di Sky, che invece si è dovuto pure prendere la reprimenda, vabbè, in una conferenza stampa qualche giorno fa da parte del presidente. Insomma, un altro sapientone. È andato sapientone, però guarda caso ha detto la cosa giusta, carta canta. Beh, è amico nostro, quindi è chiaramente sapientone anche lui. Ci manca solo che non lo difendiamo. Beh, la categoria del sapientone va tutelata, un po' come il panda, ecco, quelle cose così. No, dicevo, visto che abbiamo tempo, facciamo un'analisi però di questa rosa, perché giustamente abbiamo detto le puntate scorse, no? Qualche scommessina è stata vinta da questa società, però quelle che abbiamo perso sono molte di più. Su cosa è andato e cosa bisogna cambiare, ne parleremo appena dopo la pubblicità. Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema Pergotenda, le strutture outdoor Bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Eccoci tornati in studio, dicevamo della rosa, delle scommesse vinte, di quelle perse, di cosa serve per il futuro. Gianni, volevi parlare? No, guarda, pensando un po' alla rosa, a me sembra che da centrocampo in su cioè abbiamo tanti corridori, Carretta, Finotto, Defendi che è un corridore, non gli manca certo il dinamismo, lo stesso Paolucci, Angiulli. Diciamo gli unici che sono un po' più statici sono Tremolata
e Montalto, no? Varone. Varone, anche lui comunque è uno... Beh, comunque non è male, no, come corsa. Alla fine, cioè, vedo che è una squadra che ha la corsa come uno dei suoi elementi distintivi. Questo che si... Perché arrivo a questo tipo di ragionamento? Perché sarà importante in sede di calciomercato decidere anche come impostare la squadra. Cioè, se vogliamo mantenere una squadra corsaiola come questa qua, è un conto. Se invece gli vogliamo dare più solidità, quindi per esempio un centrocampista grande, capace di saltare bene di testa, piuttosto che ne so, un centrale invece che non abbiamo di difesa veloce, perché in difesa invece non abbiamo un difensore centrale veloce, no? Questo però va sposato anche col progetto eventualmente di un nuovo allenatore. Perché se arriva un allenatore per dire che fa, che ne so, un 4-4-2 classico, dove questa squadra si potrebbe esprimere bene con proprio perché la corsa è uno dei requisiti sostanzialmente. Quali sono gli esterni del centrocampo? Io gli esterni del centrocampo lo devo dirsi da settembre-ottobre adattati. Però per esempio Carretta, che anche a Palermo nel 4-2-3-1 alla fine rientrava e faceva lo può fare l'esterno di centrocampo, secondo me. Quindi ci avresti anche la possibilità di fare questa. Dalla parte di là ci devi adattare un centrocampista che difendi è l'unico che c'è stato. Potresti metterla giù una formazione così. Ma se no lo prendi. Perché poi, come dicevo, il centrocampo è forse il reparto, secondo me, che va meglio, quello che si dovrebbe modificare di meno. Perché certamente anche con i due ragazzi fuori in difesa, mi pare che rientreranno alla fine gennaio, no? E chi alla fine dicembre? Beh, c'è una frattura per Gasparetto, quindi la frattura, ecco, quindi penso che lui ce n'avrà per qualche tempo in più. Quindi di sicuro, se era un centrale da prendere, ce ne vorranno due. Poi, se gioca Valiant centrale, allora dirotteranno su un terzino a questo punto. Poi abbiamo detto un attaccante sicuramente serve, perché quello è fuori discussione. E poi secondo me prendiamo qualcuno a centrocampo, sugli esterni mi accontenterei, oppure un giocatore, un centrocampista che può fare l'esterno. Dipende tutto dalla questione mister, diciamo. Dipende dalla questione mister. Perché dopo lì... Comunque c'è anche Gigi Cagni in giro, oltre a quelli che abbiamo detto prima. Cagni... Ci sono squadre che si sono messe... Il Cesena sta venendo fuori con Castori. Io perché Calaluna non ci sta più, se no non ci stava più Calaluna. Perché... Cagni è un bel gioco attualmente, me ne può fregare. No, ma qui ci dobbiamo salvare. Perché tanti dicono ci possiamo salvare anche giocando bene. In Serie B è difficile salvarti giocando bene. Lo puoi fare in altri... Ti puoi salvare anche giocando bene, però fino adesso non l'abbiamo dimostrato perché siamo a 18 punti purtroppo. Che poi, dopo se vinciamo giovedì sera magari cambia, no, anche un po' lo scenario, perché ci sa, restiamo attaccati, questi restano dietro. Dopo andiamo a Avellino, insomma, perché però intanto vinciamo, poi dopo ne parliamo. No? Che si può, uno, intanto io secondo me, ripeto, in questa partita, scusa, Rimo, lo dico. Dopo 5 minuti se segniamo il bel gioco, a me non me ne può fregare. No, ma poi che vuol dire gioco? Finiscono i palloni, non lo so, succede di tutto, che ne so, casca qualcosa dentro. Non si gioca più a calcio, finita questa partita. Poi dopo, dalla prossima, si rigioca. Questa qui, finita. Anche se si segna dopo 2 minuti come il Palermo. Sì, sono d'accordo con te. Finita la partita. Palermo? Con svenimenti vari. Ultimi 5 minuti non si è giocato più. Gli ultimi 5 minuti era Palermo Ternana. Invece no, Ternana Provinciali, scontro detto in casa, che purtroppo quest'anno siamo stati anche sfortunati qualche volta, che non abbiamo potuto portare a casa i risultati praticamente fatti. E allora a questo punto, per evitare questo, bisogna fare di tutto. Di tutto. Poi magari, per carità, il gol lo prendi uguale, ma tu se tu non ci provi, noi col Perugia la partita, ripeto, non doveva finire. Pure col Pescara, quella palla a linea dell'area, a costo di bucarlo il pallone, ci si dà di punta. Sì, sì. Cioè, ci stiamo giocando una salvezza. Una salvezza poi non dalla Serie A alla Serie B, che conviene retrocedere, ma dalla Serie B alla Serie C, che significa la morte spesso di tante piazze, perché poi dopo retrocedi, c'è il caos economico, eccetera, eccetera. E poi dopo per risalire è un disastro, quindi noi dobbiamo, perlomeno abbiamo tanti difetti, ma una struttura societaria, una compagine societaria abbastanza salda, diciamo così, non dobbiamo retrocedere, la piazza non lo merita, quindi per salvarsi dobbiamo vincere con la Procella. Non è che dobbiamo vincere per forza, ma se andiamo in vantaggio non si gioca più a calcio. Vediamo se ci facciamo entrare un'orda di cinghiali, come dicevi tu. Giochiamo noi? No, ma il discorso poi è anche questo, che quest'anno non ci sono in vista penalizzazioni. Sì, appunto. Gli scorsi anni
spesso la classifica era falsata da penalizzazioni di parecchi punti. Cioè, poi, insomma, ecco, l'unica cosa incerta è la posizione dell'Avellino, però di fatto, diciamo, non c'è. È sempre la vecchia tattica dello stroncare il mio giocatore. E se ti ricordi, maestro, io non si è staccata ancora una squadra o due come l'anno scorso, che si staccò il Trapani, che poi però fece una grande rimonta. Ma non si è ancora staccato nessuno in fondo alla classifica, cioè un caso Benevento o similare non c'è. C'è l'Ascoli che mi pare sta a 15 punti, però può ancora 16, rientrare. 15-16 punti, quindi non, è un bel gruppone. Da un lato è una cosa positiva questa, ma dall'altro è anche negativa. Il Provercelli gira intorno a tutta Vives, è una bella mazzata dopo 4-5 minuti. Anche perché Vives pure 36 a un certo punto. Ma se anche c'hai un minimo di schiena dritta, un minimo di dignità, ma tu un girone intero, ma la vuoi vincere un'altra partita? Ma l'ultima partita non mandò la quinta, ottobre? No, quando era? Novembre, 10 partite fa, no? Perché abbiamo pareggiate 8 e 2 pare 2 partite, non so, bisogna fare i conti. E con lo Spezia l'ultima, 2 mesi e mezzo fa. Comunque era caldo, mi pare che era caldo. Ottobrata, ma voglio dire, ma con tutta la buona volontà, ma ci volete far vincere una partita ogni tanto? Mica tanto, ogni tanto. Qui si sta tollerando l'intollerabile. E non capisco in base a che cosa, comunque va bene. In base al fatto che questi ragazzi stanno dando. Ma tutto. Per carità, ecco. Ma ci mancherebbe altro, però non è possibile essere contenti di essere penultimi e di stare retrocedendo a passo di fanfara. Insomma, mi sembra eccessivo, no? Da qui a dire bravi, vi impegnate. Quella sera col Perugia, purtroppo è stato fatto un balatrac. Purtroppo poi abbiamo l'arbitro. Ripetiamo da 18 giornate le stesse cose. Più andremo avanti nel campionato e più si accentueranno, più sarà complicato, più sarà complicato, più le squadre si chiuderanno, per cui ribadiamo, ci vorrà qualità. 52esima volta, cara proprietà, caro Bandecchi, ci aspettiamo che la squadra venga rinforzata a gennaio. Se per caso pensi che la squadra, che come tua missione dici che non capite molto di calcio, ma se davvero pensi che questa squadra sia adeguata alla categoria, beh, non lo è. Allora. Te lo stiamo dicendo da agosto, i fatti ci stanno dando ampiamente ragione, nonostante i ragazzi diano il fritto, il 120-130%, e l'allenatore si inventi di tutto di più pur di tenere a galla questa squadra, la squadra così com'è va in Serie C, la squadra in Serie C già ce l'avevi, non serviva che veniva a far terni sto teatrino, te cambia il nome alla squadra, te fa la polemica, gli elicotteri, Frizzi, Lazzi, Mazzi, cambi di sede sociale, eccetera, per farci retrocedere. Tra mille pernacchie, peraltro, perché oggettivamente siamo la gioia delle tifoserie avversarie per tutti i gol che ci segnano e le partite che come ce le recuperano. Basta. Adesso arriva il calciomercato di gennaio. Il 3 gennaio già vogliamo vedere i primi acquisti. Ma anche perché le altre squadre già provveduto. Il Cesena ha preso Castori, la Salernitana ha preso, ma poi anche per ha preso Colantuono, L'Ascoli ha preso Cosmi, l'Empoli che sta a 5 punti dalla prima in classifica ha cambiato allenatore, peggiorando perché ha preso un Zomaro, però vabbè. Sportivamente parlando, sempre calcisticamente, no, ma al di là dell'allenatore, dico, le altre no, dico, e adesso a gennaio faranno loro, mercato. Faranno mercato anche l'Ascola, proprio c'è due lire, ci devi mettere in questa squadra. La Serie B sono due campionati, proprio uno finisce il giorno d'andata e un altro è il giorno di ritorno. E sorvoliamo per carità di paga sulla storia delle procure, delle quella ne parliamo un'altra volta, se ci va, ma siamo informati anche su quello. Bene, io ti ringrazio, Gigi Manini, saluta. Educatamente il pubblico. Buonasera. Vi saluto educatamente anche io, che ho condotto indegnamente sempre. Perché di solito salutiamo male educatamente, non ho capito. No, un saluto proprio di solito. Che ripeto, ho condotto indegnamente al posto di Livia, che è ancora un po' impicciata con affari personali. E vi diamo appuntamento a settimana. Quando è che giochiamo? Scusate, sto un po' ricordo. Giochiamo giovedì, abbiamo anche 10. Giochiamo giovedì. Quindi ci vediamo noi, non si sa, vabbè, quando è lo facciamo. Poi rigiochiamo giovedì. Poi rigiochiamo giovedì. E poi non più. E poi non più, per un mese. Meno male. Lo sai, non me lo chiedi più. Meno male, la facciamo una puntata facciamo a metà gennaio, così, tanto per far sentire. Te telefoniamo e tu lo saprai. Aggiornamento sul mercato. Io mi metto la giacca almeno. Va bene, grazie di nuovo, grazie on TV, grazie Rete Sole, alla prossima.